Ciao ragazzi, in questo video vi racconto come si vive a Londra. Dopo la Brexit, dopo il Covid, un po' di cose sono cambiate. Io sono stato solo 2 settimane, ma ho incontrato un po' di persone che vivono qua da diversi anni e che mi hanno saputo dare un po' di informazioni. Com'è la vita di un italiano? Hai amici londinesi? È brutta perché quando mi sono trasferito la prima volta io praticamente stavo a casa con altri ragazzi, tra cui alcuni italiani, e loro andavano al lavoro, io rimanevo a casa al computer a lavorare. Ma perché sono andato a Londra? Perché da ottobre mi sono impegnato per tornare nomade e ricominciare a raccontare la mia vita in giro per il mondo. La prima tappa è stata Londra, dove pianificavo di stare un mese, ma tra un impegno e l'altro il tempo si è dimezzato. Sto andando ad incontrare un mio conoscente qua a Londra, un esperto di corsa, mi darà qualche dritta. In realtà sono partito da Milano e prima di andare nella City ho fatto un salto a Malta a salutare i miei amici Yachidale e Luca di Scacciati. Anche loro uomini di mondo e viaggiatori, ci siamo fatti un weekend rilassante. Basta. Ma è normale o? No, non è normale. Dopodiché ho preso un volo e sono andato nella mia vera destinazione. Prima volta che sono atterrato all'aeroporto di Luton, il più lontano come aeroporto, ma con mezz'ora in treno arrivi subito a King Cross. E il mio appartamento era un minuscolo monolocale nel piano seminterrato in un palazzo vicino a Baker Street. L'ho preso su Airbnb spendendo circa £150 a notte. Un'enormità. Il problema è che non solo Londra è costosa, ma avendo poco tempo a disposizione ho deciso di prendere un appartamento in centro e quindi i prezzi erano vertiginosamente più alti. Comunque era piccolo, ma fortunatamente molto funzionale. Mobili nuovi, cucina funzionante, letto a scomparsa, bagno grande. Insomma, ha fatto il suo dovere per essere accogliente. Anche perché per quello che ho speso era il minimo. Questa è l'entrata, nonché tutta la mia casa. Questo è un Murphy bed, tostapane, bollitore d'acqua, fornelli a induzione, macchina del caffè, questo è il tavolino dove lavorerò, questo è il mio patio, non saprei come descriverlo. Qua abbiamo l'armadio, il bagno è stranamente più spazioso della camera intera. Qua il gabinetto, qua la doccia, andando avanti qua abbiamo il lavandino, un armadio con la lavatrice e poi qua l'entrata per il cortiletto interno. Fuori c'è un po' di sole, quindi forse esco. Era il mio primo viaggio, tra virgolette, lungo, dove l'obiettivo non era visitare qualcosa in particolare, ma semplicemente vivere. Quindi lavorare, incontrare amici, fare le solite cose. E devo dire, non è stato facile. Anche perché già un mese sarebbe poco per concepire un viaggio in questo modo, ma 2 settimane sono veramente impossibili. Specialmente se ho tanto da lavorare. Mi sto recuperando un po' di lavoro. Che palle, troppe cose da fare. Tanto da lavorare in questo mese. Oggi, di nuovo, tutto il giorno a casa a lavorare. Provo però a concentrare gli impegni di un mese in meno giorni, sto impazzendo. Ora vado a salutare Simone, poi basta, che c'ho troppo da lavorare. Fortunatamente però, dopo un po' mi sono abituato. Ho trovato degli escamotage per non lavorare sempre da casa. E dopo un po' ho anche trovato la mia routine londinese in relativamente poco tempo. La vista non è male. Una sala nascosta, Non era la mia prima volta in questa città. Sono stato in vacanza a gennaio 2018, sono poi tornato pochi mesi dopo per studiare inglese con mio amico Franz, e a fine 2018 sempre con Franz per un progettino. Poi sono tornato nel 2019 invitato dalla Aalto Business School, e nel 2020 con Riccardo Zanetti per accompagnarlo a prendere casa. Ogni volta ho visto quartieri diversi, conosciuto persone nuove e scoperto una Londra diversa. Oggi giornata con Marco e con Andrea, che mi hanno salvato. In particolare Marco è un fotografo pubblicitario, mi sta facendo un po' di foto in giro per Londra. Purtroppo devo i miei doveri da influencer. Vi dirò, io tutte le volte che sono venuto a Londra ci sono state almeno 2 o 3 giornate di sole. Mi piace molto. Detto ciò, rispetto a chi ci vive, non so nulla di Londra. Quindi ho deciso di fare un po' di domande a un po' di amici. A tutti ho chiesto le stesse cose per vedere come rispondevano. La prima cavia è Simone. Ha un'agenzia a Londra, è un esperto di corsa, ne parla su YouTube sul suo canale e mi ha aiutato a preparare la maratona. Buongiorno. Allora, ci siamo fermati in questo bar che si chiama... Sai. Che è romano? È romano. E ti hanno fatto un cappuccino, cos'è, un caffè? Un caffè macchiato. Nutella, cioccolato bianco. Tutto. Madonna. Io tè verde perché non posso prendere ancora peso. Poi ho parlato con Samuele, ha un'azienda di traslochi a Londra. Se seguite il mio canale vi ricorderete che sono andato a trovarlo e mi ha addirittura fatto lavorare. E in pandemia ha cambiato casa e quindi mi ha invitato per una cena. Sono venuto a cena a casa di Samuele e di Marica, che non si fa vedere ma si vede là nel riflesso. Hanno preso casa nuova, è una bomba. E niente, stiamo vedendo Naked Attraction in televisione. Fine. Spiegherai cos'è Naked Attraction? Ma lo sapranno, lo sapranno. Dopodiché ho parlato con Gigi Ballarani, imprenditore
imprenditore, esperto di criptovalute, ha creato il progetto Hoodie, di cui prima o poi vi parlerò, e mi ha invitato come ospite in Soho House, un member club di Londra che esiste in tutto il mondo, e ci siamo fatti un giro. Gianluigi Ballarani, anche chiamato Gigi, così ha detto la cameriera, mi ha portato a mangiare della pizza e bere del Moscow Mule alle 5 del pomeriggio. Qui non si possono fare storie. Infine ho parlato con Serena, ha lavorato a Londra in agenzia e adesso sta cambiando carriera per passare allo sviluppo web. Non sono più abituata a fare video. Perché hai scelto di vivere a Londra? Allora, io sono venuta a Londra dopo aver fatto un periodo a Milano. In realtà io sono venuta a Londra la prima volta subito dopo il liceo. Poi ho fatto, girato un po' il mondo e poi alla fine mi sono ritrovata qui perché comunque è una città che mi piace tantissimo, in cui mi ci vedo. Sono venuto qua 15 anni fa per studiare. Volevo lavorare nel mondo del digitale, dell'internet. E quindi sono venuto qua per studiare a London College. Già mentre studiavo ho trovato lavoro, quindi riuscivo a ripagarmi, diciamo, tutte le spese. E ho iniziato a lavorare per un'azienda. È la più grande azienda di e-commerce, tipo? eBay. Una delle più grandi, sì. Poi ho deciso di studiare ancora di più, ho preso un master all'IDM. Poi hai aperto la tua agenzia. L'agenzia è nata circa 7 anni fa. Prima di ciò ho fatto un bel po' di freelancing. E in tutto ciò, parallelamente, la tua passione è la corsa. Esattamente, sono anche un maratoneta. Stai aspettando un figlio? Sì. Un figlio o una figlia? Un figlio. Hai appena comprato casa nuova, quindi sei ufficialmente londinese. Te ne andrai mai da qua? Per ora non è in programma. Avete appena ristrutturato casa, c'è un figlio che sta per arrivare, sì. Ormai sei londinese. Siamo di quei londinesi convinti, diciamo, per ora. Sei un italiano a Londra convinto? Sono a Londra perché ero molto triste. Okay. Ho appena fallito con un mio progetto imprenditoriale, una startup. Ho ottenuto con molta fatica un po' di risultati, poi ho investito tutto in questa startup. Era il 2011, in 2 anni ho perso tutto. Okay. E quindi devo ricominciare. È nata per caso, tipo mi sono aggregato a un viaggio di un giorno a Londra, poi ho detto vabbè, tanto non ho niente da fare, rimango una settimana, poi ho visto vabbè, costa un sacco una settimana, rimango un mese, poi ho visto 3 mesi e alla fine non sono più tornato. Non sei più tornato. Te la rubano? Non ce la rubano. Perfetto. Com'è la connessione a internet? 100. 100. Internet? Top. Internet connection? Male. Male? Malissimo. Malissimo. Whitehall, la via dove c'è il governo, tutto di proprietà della regina, non arriva la fibra. E forse perché le spie, l'FBI, queste cose qua? Davanti a me ci sono i servizi segreti. Di là. Forse arriva la fibra. Ora ho risolto 5G. Londra, internet connection? Ottima, a parte la zona dove abito io, che è un tipo il triangolo delle Bermuda, in cui ci arriva solo Virgin, ma adesso stanno mettendo altri provider, fortunatamente. E com'è la sanità? Molto male. Considera che io e mia moglie abbiamo deciso di non partorire qua, di rientrare in Italia e poi in Spagna, insomma, evitare completamente la sanità UK, perché devo dire che in Italia siamo molto più avanti. Sanità, ni. È difficile perché secondo me ti deve sempre capitare un qualcosa, cioè in prima persona, per vedere veramente com'è. Per ora, io ho fatto un intervento veloce al ginocchio, per ora bene, perché è tutto gratuito, da qualsiasi cosa, anche le stampelle mi hanno dato gratuite, anche i farmaci, tutto quanto. Però c'è molte persone che dicono che l'NHS ha qualche problema, quindi ni. Non ho avuto esperienze, diciamo, importanti. Miei amici italiani qui si lamentano forte della sanità. Io, per quello che ho avuto come esperienza, tutto a posto. Tranquillo. Fortunatamente non è successo niente di niente. Ho avuto modo, sanità e insomma non tanto bene. NHS ce la mettono tutta, ma sono messi un po' male per quanto riguarda i fondi. Brexit speravano che avrebbe aiutato l'NHS. Big surprise, non ha aiutato per niente, anzi è forse peggio di prima. Com'è il networking? 100. Anche se è un business in italiano? Sì, anche perché noi lavoriamo anche con UK, lavoriamo con l'internazionale. Diciamo che il movimento europeo è qui. È vero che la Brexit ha cambiato un po' di cose, però sicuramente Londra è la città migliore per fare networking, assolutamente. Top, anche se Londra comunque ti devi impegnare per fare networking, perché è una città grande, molto dispersiva, molto grande, molto grande. Quindi il tempo vola, per spostarti da una parte all'altra della città ci metti una vita, e quindi se vuoi veramente fare networking lo puoi fare, trovi un botto di eventi tutti i giorni eccetera eccetera, però è diventa quasi un impegno, un lavoro, e quindi ti ci devi impegnare per farlo. Tutti passano a Londra. Ok. Quindi le persone più interessanti le ho conosciute a Londra. Fantastico, è proprio una delle cose principali, secondo me. È stato un po' messo in pausa da questi ultimi anni, però vedo già che sta ricominciando. Utilizzo tantissime applicazioni tipo Meetup e altre, dove effettivamente ora stanno iniziando a uscire tantissimi eventi. Quindi lo fai? Vai a incontrare persone? Sì, sì, spessissimo. Nonostante lavori da casa, quindi non ti costringe nessuno? Proprio forse per questo, proprio perché la solitudine un po' di lavorare da casa a volte mi fa venire voglia di fare un po' di networking e meeting. Certo. Come sono i trasporti? Oh, perfetti, 100. Top, super top.
Perfetto. Beh, io vivo qui, quindi cioè al centro tutto a piedi si fa. Però metro che arriva dappertutto. Tu non hai la macchina? Non serve, a meno che non abiti come i veri inglesi fuori Londra. Se vivi qui non macchina. Okay. Molto costosi gli spostamenti. Allora, essendo una persona che passa tanto tempo a casa, perché ho lavorato da casa, devo dire che comunque mi trovo abbastanza bene. La metro funziona bene, anche se sono una over user di cabs e Uber. Bolt, Uber. Sì, esatto. Okay. Come si mangia? Se si è di mentalità aperta e si vuole provare cose internazionali, questa è la migliore città secondo me, perché si mangia di tutto. Puoi trovare da qualsiasi cucina etnica, l'indiano, qualsiasi tipo di cucina asiatica. Anche l'italiano sta crescendo tanto, la cucina italiana sta crescendo tanto, ci sono tantissime realtà. Per assurdo, una delle pizze più buone l'ho mangiata qua. Devo dire, promossa a pieni voti. Se mi facevi questa domanda 15 anni fa, no, tutt'altro. Ti sorprenderò, top. Eh sì, ma in realtà è pieno di ristoranti buoni qua a Londra. Perché trovi tutto. Il top di tutto il mondo, c'è lo chef migliore giapponese, italiano, francese, eccetera, eccetera, e quindi io non mi posso... Oh, e poi se non vuoi proprio andare in ristorante, al supermercato trovi tutto, Barilla, tutti i prodotti italiani, eccetera, eccetera. Ottimo, cioè, non mi manca niente. Addirittura abbiamo il vicino, la deli italiana che fa fare tipo le mozzarelle napoletane, però con il latte inglese, cioè veramente è... Proprio il cibo non mi posso lamentare. Costo della vita? È molto cara. Londra è una città molto cara. Infatti io vivo a sud di Londra, che è una delle zone più economiche, perché è difficile potersi permettere un appartamento qua. È vero che i salari sono un pochettino più alti rispetto all'Italia, ci sono molte meno tasse rispetto all'Italia, però diciamo che si fa più fatica. Spese, case troppo alte e trasporti molto alti. Tu non hai la macchina qua? Sì, ho la macchina, in centro non la usi naturalmente, la uso più per andare fuori, per andare sui campi, altrimenti bus, metro, eccetera, eccetera. Il resto, anche se sembra strano, non è così caro. Cioè, neanche il cibo? Cibo, vestiti, se hai un bambino ad esempio, pannolini, cioè la vita di tutti i giorni non è cara. Il supermercato e tante altre cose, però case e trasporti recuperano e ti fanno sballare completamente tutto. A Londra possono bastare 1.300 pound al mese, uh-huh, e possono essere pochi 40.000 pound al mese. Okay. Se vuoi spendere tanto, Londra ti porta via tutto subito. Se ti vuoi arrangiare, allo stesso modo riesci. Quindi una famiglia, diciamo che per star bene a Londra, devono partire almeno dai 22-25k a testa all'anno, quindi sui 50-60k inizia a star bene, inizia a mettere soldi da parte, eccetera eccetera. Se sei in due, poi se sei da solo, ripeto, ho tantissimi amici che sono con da 20.000, da 22.000, da 25.000. Molto più costosa di quello a cui siamo abituati in Italia, però non necessariamente, cioè affitti altissimi, affitti puoi arrivare a 100.000 pound al mese di affitto, però dall'altra parte a Londra si può vivere anche con poco, cioè se ti adatti, quindi qui si vive sempre un po' come Milano, comunque, con flatmates, no? con compagni di casa, sì. Poi il cibo, veramente trovi delle cose che costano pochissimo al supermercato, oppure super lusso. C'è il meal deal, com'è che si chiama? Il lunch deal? Il meal deal, che vai con 4,99 pound ti danno il meal da Boots, ma anche al supermercato, cioè al supermercato trovi prodotti basic che comunque paghi meno dell'Italia. Ok. Però poi se vuoi la roba buona italiana, ovviamente che la fanno arrivare dall'Italia costa di più. Costi tanti, nel senso che se guardi, tipo, fai conto che con gli stessi soldi, penso che se vivessi in Scozia farei la vita di Queen Elizabeth, però alla fine noi siamo qui per stare a Londra e quindi diciamo il prezzo è quello e è lo paghi. Un prezzo da pagare per stare a Londra. Sì. Com'è la burocrazia? Burocrazia è uno dei motivi per cui ho deciso di aprire un'impresa qua e sono ancora qua, perché è quasi zero. È facilissimo aprire un'azienda, lo si fa online in 5 minuti, no, mezz'ora si ha l'apertura della propria azienda, non servono commercialisti, notai, nulla di tutto ciò. E anche la vita quotidiana, al di fuori del business, non c'è burocrazia. Pensate che non c'è neanche una carta entità qua. Non è obbligatorio avere il passaporto, carta entità, un riconoscimento, se non per entrare ovviamente nei locali dove bisogna dimostrare che si è maggiorenni. Io sembrerò troppo pro-londinese, però burocrazia veramente non puoi dire nulla. Qua fai il passaggio dell'auto in 5 minuti, in 5 pound. Fai tutto tramite, cioè, online. Non esiste la burocrazia, quindi burocrazia, apri un'azienda con 25 sterline
sterline in un'ora, tu da solo online, senza notaio, eccetera, eccetera. Quindi burocrazia non si può dire nulla. E la Brexit? La Brexit è sicuramente un pilastro dei vari problemi. Quello che ha accelerato tutto, che sta rendendo la situazione molto più complicata, è sicuramente questo maledetto virus, il Covid, che ha cambiato un po' di cose, perché ovviamente tutti gli europei sono scappati. La Brexit sta complicando la parte burocratica dell'assumere persone europee, perché è un po' come vivere in America, no? Serve il visto, bisogna avere dei permessi, non è sicuramente difficile come lavorare in America, è un po' più semplice. Rimane sicuramente ancora molto affascinante per il fatto che c'è pochissima burocrazia, le tasse sono sicuramente molto più basse rispetto a tanti paesi europei. Se si vuole fare il nomade digitale, qua c'è poco sole, la temperatura non è sicuramente quella, che ne so, della Spagna. Ci sono probabilmente posti migliori per godersi la vita da nomade digitale, però è anche vero che Londra rimane perfetta per fare networking, è comunque il posto giusto per incontrare persone giuste. Ti dirò, la Brexit non sono affatto contento. E secondo me l'Inghilterra ha perso una grossissima occasione, ma soprattutto andava tutto bene, avevano il meglio di tutto, avevano la loro moneta. Con la Brexit l'orgoglio inglese lì è uscito per far vedere che appunto riescono da soli a, in realtà stanno iniziando un po' di problemi, nel senso, in questi giorni abbiamo visto shortages, come dicono qua, carenza quindi di autisti, e quindi non arriva la benzina, c'è un problema. Io per primo ho fatto le code al distributore, eccetera eccetera. Per assumere immagino anche problemi, no? Per assumere molti ristoranti hanno difficoltà, pizzaioli, eccetera eccetera. Perché è più difficile trasferirsi a Londra? Perché è più difficile, perché hai bisogno del visto, perché molte persone che vivevano a Londra sono andate via, e quindi Brexit assolutamente non sono contento. Per riassumere, quindi, consiglieresti a un nomade digitale di passare un periodo a Londra? Dipende qual è il suo obiettivo, secondo me. Soprattutto se all'inizio vuoi risparmiare sull'ufficio, sulla casa, sui trasporti, non è sicuramente il posto ideale. Se sei in una situazione della tua vita, sia un'azienda dove vuoi sviluppare ancora di più, Londra può sicuramente darti tanto da quel punto di vista. La Brexit, come la vedi? Io la vedo bene. La vedi bene? Okay. Sì, fuori dall'Europa, vediamo che succede, tanto io non è che sono inglese, non sono un cittadino inglese, io qui, quindi se però succede un visto? Qui c'è il settle, il pre-settle status che ti danno se sei residente da 8 anni, se paghi le tasse qui, eccetera. E diciamo, Brexit è arrivata insieme al Covid, quindi sì. Secondo me è pure un po' difficile separare le due cose. Tanta gente se n'è andata per il Covid, per la Brexit lo vedremo nel lungo termine. Poi può esserci pure un dump, come succede con le cripto, un dump e poi un pump, perché comunque la libertà, essere slegati da, poi noi avevamo ancora il pound qui, la moneta, non era mai passata all'euro. E secondo me, per tutto ora sommato, bene. Potenziale. Per ora bene. Sì. Ok, ok. Tu sei arrivata proprio con la Brexit. Sì, io sono arrivata proprio prima, in procinto, diciamo. Cambiamenti sì, specialmente adesso ci sono tantissime categorie dove manca mano d'opera. Adesso infatti stanno un po' rivedendo le varie paghe, eccetera, perché giustamente... Stanno alzando le paghe. Sì, stanno alzando le paghe perché gli inglesi, diciamo, che dicevano agli stranieri, gli italiani, così, vengono qua a rubarci il lavoro, poi si sono svegliati e si sono resi conto, ma il mio sogno non è fare il camionista, e quindi non ci sono più camionisti, non ci sono più, capito, insomma, camerieri. Sì, esatto. Poi cioè l'hospitality, io devo dire che essendo stata qua nel 2009 e essendo stata qua nel 2019, questa, diciamo, migrazione specialmente degli italiani a Londra ha reso la cucina e a Londra la sezione della ristorazione proprio molto meglio, cioè era molto meglio rispetto a tanti anni fa. Bene, sono state due settimane molto produttive, piene di incontri, mi sono divertito ed ero veramente molto interessato a sapere quale fosse il futuro di Londra. È una città che fra tutte quelle del mondo era una delle più papabili per andarci a vivere in pianta stabile. Mi piaceva l'idea di essere in un posto internazionale ma non troppo lontano da casa. È sempre stata un po' una New York europea, però dal momento che c'è stata la Brexit non è più tanto europea. Adesso è tipo Dubai, non lo so, vedremo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia interessato, noi ci vediamo presto con i prossimi video in giro per il mondo. Seguitemi, ciao!